responsabilità come missionario dello sviluppo. Veramente andavo per sviluppare l'Africa il più veloce possibile, il più strigante, però ho fatto la tesi che fortunatamente non è stata indicata. Era una ringa per il scorciatoio tecnologico, le tecnologie più sviluppate, più veloci. E poi dopo due anni del concorso sono andato nel Laos e dico sapendo, primo subito dopo, che ho perso la fede nel Laos, la fede della religione, dello sviluppo e della crescita. Perché in questi anni, 1966, il Laos era ancora un grande paese con meno di 2 milioni di abitanti e avevano raggiunto dentro dei villaggi fuori del tempo e malgrado la guerra, la seconda guerra del Cina, sta sopra il bombardamento di 1952 sulla pista civile e la gente viveva né sviluppati né sono sviluppati, fuori lo sviluppo. Ecco, ho capito che era già un'altra realtà, che la realtà non era solo sviluppati, sottosviluppati, e c'era un'altra categoria, che c'era la gente normale, che non è sviluppati né sottosviluppati. C'era una grande gioia di vivere questo popolo perché avevano poco bisogno di lavorare quando si è dato il viso, si deve aspettare la raccolta, allora ci vuole una cinquantina di giorni di lavoro e poi dedicavano tutto il resto del tempo alla festa, divertimenti diversi organizzati dalla pagoda, il centro della vita sociale dei villaggi. E ho capito che il mio lavoro è missionario dello sviluppo era di distruggere questa vita. E nelle manuali di sviluppo si spiega che la prima cosa da fare è creare dei bisogni, perché la gente non ha bisogni. Allora come sviluppare un'industria se non ci sono bisogni. Allora tutti questi progetti, i grandi progetti di sviluppo consistono prima di distruggere l'equilibrio della società tradizionale, introdurre i bisogni, come l'ha spiegato bene anche la dipendente, non so se è qua oggi, Elena Norberg, la sua esperienza della DAC, come l'ha vissuta, come antropologa, con questa esperienza del Laos, la tragedia dello sviluppo. Ho capito che il mio lavoro era di distruggere questo antico che era un paradiso, non esiste un paradiso sulla terra, ma era una società dove la gente era felice, viveva abbastanza bene, senza lavorare molto, e tutto questo sarebbe distrutto sia dagli americani per lo sviluppo, sia i vietnamesi e i cinesi con lo sviluppo marxista che è Chicago e la gente non voleva nemmeno nell'argomento della prima nascita e ora diciamo sono in via, non sono in via di sviluppo, sono in via di distruzione. E allora questa è la mia prima esperienza, mi sono tornato in Francia. E allora ho capito, cominciato la critica allo sviluppo, la critica allo sviluppo è lo sviluppo, anche la critica alla crescita, solo che in questi anni, nel cuore del 30 d'oro, non si poteva parlare della crescita.
È stato risuscitato sotto la forma del sviluppo sostenibile.
allora la gente quando abbiamo a questo punto del momento in poi che avete sempre fatto la critica così, qual è l'alternativa al suo sistema? E abbiamo immaginato questa slogan della rinascita, ma quando si doveva fare un concetto per il mondo alternativo, si diceva a me a Porto Alegre, un altro mondo è possibile, ma che senso ha un altro mondo? Ha come senso un mondo fuori dall'economia? E allora il modello effettivamente esisteva nell'altra Africa, però è il giornalismo. Ma allora la Touche vuole fatto marcire la situazione degli africani, vuole tenere dietro la miseria. No, si tratta la cosa importante dell'esperienza africana è di dimostrare questa possibilità di sopravvivere, di vivere fuori dall'economia. Non si tratta di vivere come gli africani, di avere questa possibilità di fronte alle catastrofe quando il sistema non può più funzionare, che c'è un altro mondo è possibile e che sarebbe un mondo da una, non definisco oggi una mondanza frugale, allora è così poco come facevo sviluppo sostenibile, è così poco se si pensa che l'abbondanza è società dei consumi, ma la società dei consumi è per niente una società d'abbondanza, è una società di frustrazione e deve essere, come lo dicono e lo sanno bene i principali, dicono un popolo felice non consuma, e allora per far consumare devono far desiderare ciò che non abbiamo e renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo, e allora l'unica possibilità di conoscere l'abbondanza è la frugalità, la capacità di autolimitarsi e di dire basta, non si deve cambiare ogni giorno la lavatrice, il frigorifero, eccetera, distruggere, usare, eccetera, basta avere, e questo è l'unica possibilità di uscire da questa